Gentili telespettatori, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Luigi Passena di Battipaglia. Tra pochi minuti in campo per la quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B, la Battipagliese incontrerà il Solofra, una partita da vincere assolutamente anche per risollevare le sorti della classifica della squadra cara al patron Mario Palmentieri. Infatti in questo momento la Battipagliese è penultima in classifica con 4 punti, ultima in classifica è l'Eclanese, che ieri ha pareggiato 3-3 contro il Costa d'Amalfi, che ha 3 punti. Agli ordini del signor Gauzzolino di Torino, il primo assistente Pelosi di Ercolano e il signor Verracchio di Ariano Irpino. Diamo subito la lettura delle formazioni. Il Solofra scende in campo con De Luca, Bruno Izzo, Arzeo, Catalino Avallone, Rapolo, Liguori, Battista Sabino, Spina, Di Zenzo. In panchina, agli ordini di mister Messina, il numero 12 Sorrentino, Esposito, Fiume, Vuolo, Olimpo, Battista Alfonso e Pignataro. Per la Battipagliese, Antico, Nettis Mogavero, Dideo, Criscuolo Mangiapia, Adiletta, Blasio, Borrelli, Saurino, Troiano. In panchina, agli ordini di mister Pasquale Santosuosso, Gravagnone, De Giorgi, Cascone, Di Lascio, Fiumarella, Gassama e Cibele. Le squadre sono entrate sul terreno di gioco. La Battipagliese con la classica casacca bianconera, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Per quanto riguarda invece il Solofra, la maglietta è giallo-blu, pantaloncini gialli e calzettoni blu. Siamo pronti, gli assistenti degli arbitri dell'arbitro vanno a controllare le reti della porta. Il classico saluto dei giocatori della Battipagliese ai tifosi. Ci sono anche le foto di rito. Oggi la Battipagliese è schierata con un 4-3-3. Sarà il Solofra a dare il calcio d'inizio e si parte subito. Solofra che gestisce il primo pallone. La palla viene presa dal numero 8 Liguori, fatta girare, arriva al numero 5 Catalano. Ancora uno scambio tra Catalano e Liguori, la palla poi viene intercettata da Mogavero, lanciata in avanti il centrocampo del Solofra, riprende palla, Avallone subisce il primo fallo e sarà calcio di punizione per il Solofra. Con calma logicamente si riparte, palla in avanti, colpisce di testa ancora Mogavero, sarà rimessa laterale per il Solofra, sarà il numero 5 Catalano a rimettere la palla in gioco, invece no, sarà il numero 11 Di Zenzo. Prende palla Spina, il cambio gioco di Rapolo per il numero 3 Izzo, la palla finisce in fallo laterale, sarà rimessa laterale per la Battipagliese. Sarà Netti, sa rimettere la palla in gioco con le mani, verso Criscuolo, si gira la giocata verso Mangiapia, può servire Mogavero, invece Mangiapia ritorna nuovamente da Criscuolo. Nettis si ferma nuovamente, Criscuolo palla al piede, esce Blasio e riceve, può giocarla su Mangiapia, troppo lungo il passaggio per Mogavero, sarà rimessa laterale per il Solofra. Sarà nuovamente Di Zenzo a rimettere la palla in gioco con le mani. Lancio in avanti, ancora Mangiapia di testa interviene, la tocca a Saurino per Blasio che riesce ad uscire, può aprire largo per Nettis che riceve palla e può avanzare. Troiano perde palla, il numero 11 della Battipagliese, arriva Criscuolo, la deve allontanare e mettere la palla in fallo laterale. Sarà Bruno con le mani a toccare verso il numero 4 Arzeo. Catalano, lancio in avanti a servire Spina, si gira il numero 10 del Solofra attaccato da Dideo e poi da Adiletta, il cambio di gioco a cercare di Zenzo. Avallone ancora con Di Zenzo, Mogavero gli rinvia la palla addosso, Mangiapia, cioè, sembrava calcio di punizione per il Solofra, invece Saurino prende palla, si invola verso la metà campo avversaria, poi cambio di gioco a cercare Nettis, invece la palla viene presa da Troiano che può avanzare, si ferma Troiano, serve Dideo, c'è largo Saurino che riceve palla,
si avvicina Borrelli, invece Saurino punta il diretto avversario, il tiro cross di Saurino, palla che finisce direttamente in fallo laterale e sarà il numero 2 Bruno a battere questa rimessa laterale. Cerca Vallone, invece trova Nettis, poi Troiano che si accompagna la palla in fallo laterale, sarà rimessa laterale per gli 11 di Mister Santosuoso. Nettis rimetterà in campo la palla con le mani. Nuovamente per Troiano che può giocarla a Nettis, calcio d'angolo per la Battipagliese, primo calcio d'angolo per gli uomini di Mister Santosuoso. Sarà Troiano a battere questo calcio d'angolo. Sbaglia completamente Troiano, poi la palla arriva comunque sui piedi di Saurino che viene anticipato e c'è il contropiede del Solofra, ma un grandissimo Blasio riesce ad intervenire sulla palla e a recuperare la stessa. Fallo laterale per la Battipagliese, ancora Nettis con le mani, la gioca per Capitan Criscuolo che la può girare su Mangiapia. Dideo per Adiletta. Troiano ritorna indietro, la gioca nuovamente su Dideo che la lancia in avanti per Borrelli che viene anticipato, poi ancora Adiletta, il colpo di testa a cercare di servire Troiano, la palla arriva nelle mani di De Luca che la può giocare su Arzeo. Catalano, avanza il numero 5 del Solofra, attaccato da Saurino, stava per perdere palla il Solofra, lancio in avanti e sarà Mangiapia a toccarla su Nettis, un passaggio in orizzontale pericoloso. Criscuolo, il rinvio in avanti a cercare Troiano, anticipato da Bruno, la palla poi viene presa dal centrocampo del Solofra. Giro palla del Solofra, la palla arriva a Rapolo. L'appoggia nuovamente su Bruno, il cross in mezzo, Criscuolo si fa anticipare da Avallone, Nettis è bravo nel recuperare palla, Adiletta, nessuno lo va a aiutare, Adiletta è costretto a rinviare addosso al giocatore del Solofra, guadagnando poi la rimessa laterale, sarà ancora Nettis con le mani a servire Criscuolo. Mangiapia, sesto minuto di gioco, 0-0 tra Battipagliese e Solofra. Saurino entra nel campo e poi serve Guido Dideo, può servire largo Nettis, avanza il numero 2 della Battipagliese servendo Adiletta che gli restituisce palla nuovamente per Dideo, si muove Blasio, esce, eccolo qui, riprende palla il numero 8 della Battipagliese servendo nuovamente sull'esterno, ancora per Nettis. Nettis alza la testa e serve nuovamente palla a Guido Dideo, il lancio in avanti per Borrelli, attenzione Borrelli, e c'è fuorigioco di Borrelli, prima imbeccata di Guido Dideo per il numero 9 della Battipagliese che è finito in fuorigioco. Calcio di punizione per il Solofra, sarà De Luca a battere questo calcio di punizione, fa salire tutta la sua squadra e si appresterà quindi al rinvio lungo. Mangiapia la prende di testa, l'appoggia verso Blasio per Dideo che subisce fallo e sarà calcio di punizione. Il fallo subito da Dideo è stato il numero 6 Avallone a far fallo sul nostro centrocampista. Mogavero gira per Mangiapia che può servire largo Criscuolo per Nettis, ancora palla indietro per Emilio Criscuolo. Mangiapia può servire Blasio, c'è il movimento di Saurino che riceve in questo momento nuovamente per Blasio che appoggia dietro a Mogavero, il numero 3 della Battipagliese è costretto a buttare via la palla cercando Saurino, interviene il difensore del Solofra, il numero 11 di Zezzo, palla in fallo laterale, Mangiapia per Adiletta che ha un po' di spazio e quindi può venire in avanti per Guido Dideo, il lancio a cercare Saurino, a Saurino troppo lungo, sarà rimessa laterale per
il Solofra, due palloni in campo. Sarà Di Zenzo a rimettere la palla in gioco con le mani, a trovare il numero 6 a pallone, che tenta di passare la palla verso il suo compagno di squadra Sabino Battista, e invece la palla viene recuperata ancora dalla Battipagliese. Nettis per Criscuolo, Mangiapia, giro palla lento per gli 11 di mister Santosuosso. Nettis si mette in difficoltà da solo, stoppando, alzando la palla, poi è costretta a buttarla via, la recupera Liquori, Troiano lo contrasta, palla servita poi su Bruno per Ruopolo, avanza ancora il centrocampista del Solofra, lancio in avanti per servire Spina, palla troppo lunga, recuperata da Gabriele Antico. Mangiapia per Mogavero, il lancio in avanti a servire Borrelli, che non la prende di testa, finisce a terra il numero 9 della Battipagliese. Non c'è fallo per il signor Gauzzolino di Torino, sarà rimessa laterale per la Battipagliese, che dovrà restituire palla al Solofra, perché il numero 9 della Battipagliese è rimasto a terra. Si rialza Borrelli, sarà rimessa laterale per la Battipagliese. Siamo giunti al decimo minuto di gioco, sempre 0-0 qui allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia, tra Battipagliese e Solofra. Troiano restituisce la palla a De Luca, che la può appoggiare sul numero 4 Arzeo, che avanza, palla al piede, supera Borrelli in corsa, supera anche la metà campo, Di Deo si frappone davanti e c'è il fallo di Guido Di Deo sul centrale del Solofra. Qui la Battipagliese si è fatta sorprendere centralmente da Arzeo. La palla arriva poi a Bruno, il cross in mezzo e la Battipagliese si fa sorprendere al decimo minuto, un cross in mezzo di Bruno, la difesa della Battipagliese rimane ferma, non fortunatamente per la Battipagliese Di Zenzo non riesce, Spina non riesce a deviare la palla, che finisce sul fondo, attacca la Battipagliese, Saurino, il tiro di Saurino e la palla fuori di poco, il rinvio di Antico, la palla viene spizzata da Borrelli per Saurino, che vede il portiere De Luca fuori dai pali, il tiro immediato del numero 10 della Battipagliese, palla fuori di un nulla, la prima vera azione da gol per la Battipagliese, il rinvio di De Luca che serve il numero 5 catalano. Lancio in avanti, Mogavero, Mangiapia si stava facendo sorprendere, il rinvio però finisce sui piedi di Avallone, la palla viene toccata prima da Sabino Battista, poi Nettis la mette in fallo laterale, rimessa per il Solofra. Stava per recuperare palla con la Diletta, alla fine riesce a recuperare ancora Blasio per Troiano, il servizio per la Diletta troppo lungo, palla sul fondo, la grande occasione della Battipagliese su rimessa da fondo campo di Antico, Borrelli riesce a spizzare la palla per Saurino, tiro immediato del numero 10 della Battipagliese e palla fuori di poco sulla traversa. De Luca andrà al rinvio lungo, 12 minuti 0-0. La palla viene presa da Spina, appoggia poi su Rapolo, si ferma il numero 7, poi riesce a servire la palla per Battista, bravissimo qui Criscuolo ad aggirarlo, ancora però la palla finisce nell'area di rigore della Battipagliese, Mangiapella lontana di testa, poi il tiro di Spina, la palla finisce sul fondo, un tiro senza pretese per il numero 9 del Solofra. Il primo assistente fa ripetere la battuta dal fondo a Gabriele Antico, che sarà costretto
nuovamente a rinviare lungo. Il rinvio di Antico per Borrelli, che stavolta non ci arriva perché è troppo lungo. Troiano insegue la palla, Bruno la tocca per servire Rapolo, attaccato da Nettis, che fa fallo sul numero 7 del Solofra e sarà calcio di punizione per la squadra di mister Messina. Sulla palla il numero 4 Arzeo. La tocca per Liguori, attaccato da Diletta, stava per portargli via la palla. Ancora Arzeo, il rinvio lungo. Diletta, Dideo prende la palla e serve Mogavero. Lo stop sbagliato del numero 3 della Battipagliese, però riesce a recuperare un fallo laterale. Lo stesso numero 3 a rimettere la palla in gioco per Borrelli, che subisce fallo, ma l'arbitro fa continuare il gioco. Il lancio di Adiletta per Troiano, che arriva a limite d'area, non riesce a stoppare bene la palla ed è altro calcio d'angolo per la Battipagliese. La Battipagliese che adesso sta intensificando il proprio gioco d'attacco, deve aumentare la velocità dei passaggi la Battipagliese se vuole sorprendere la difesa del Solofra, che fin qui molto attenta. Dalla bandierina nuovamente Troiano, batte il numero 11 della Battipagliese, non ci arriva Criscuolo, la palla finisce in fallo laterale, sarà rimessa laterale per la Battipagliese, stavolta sarà Nettis a rimettere la palla in gioco con le mani. Il numero 2 rimetterà lungo dentro l'area di rigore, Borrelli la riesce a toccare, poi il tentativo di Troiano di metterla in mezzo, ribattuto nuovamente dalla difesa del Solofra, nuovamente fallo laterale. Nettis, il cross del numero 2, ancora una volta ribattuto, e sarà ancora Nettis a rimettere la palla in gioco con le mani. Il movimento prima di Adiletta e poi di Troiano, la palla viene messa in mezzo a cercare Borrelli, il tentativo di servire Adiletta, la palla viene recuperata da Criscuolo che serve Dideo, il lancio in avanti a cercare Gianluca Saurino che non riesce a stoppare la palla, sarà rimessa laterale per il Solofra. È giusta l'intenzione di Guido Dideo di servire e di aprire il gioco per Saurino. Il rinvio in avanti del Solofra, Mangiapia la tocca per Dideo, Mogavero ritorna indietro per Mangiapia, il servizio di Mangiapia per Blasio che la tocca di testa, interviene a Vallone, ancora Criscuolo per Mangiapia, indietro addirittura per Antico che la può giocare su Nettis, invece decide di giocarla su Mangiapia. Mangiapia potrebbe servire Mogavero, invece ritorna dalle parti di Capitan Criscuolo. Dideo. Mangiapia riceve palla. C'è il lancio in avanti per Saurino che ancora una volta non riesce a stoppare il lancio di Mangiapia e sarà nuovamente rimessa laterale per il Solofra con le mani di Zenzo. Dideo a centrocampo recupera la palla servendo Criscuolo che può aprire per Nettis, largo Troiano, ma Nettis ancora un passaggio in orizzontale molto rischioso per Mangiapia. Blasio ancora non riesce a stoppare bene la palla su un ennesimo passaggio di Mangiapia che poi la tocca indietro per Gabriele Antico, nuovamente per Mangiapia, il pressing del Solofra, Mangiapia sta per perdere palla, bravissimo qui a toccarla per Dideo, poi Dideo invece la perde per Di Zenzo, a Vallone il tentativo di servire Spina, sarà rimessa laterale per la Battipagliese. 17 minuti e 30 in questo primo tempo, 0-0 ancora allo stadio Luigi Passena tra Battipagliese e Solofra. Mogavero serve con le mani, bisogna fare anche attenzione a come si batte il fallo laterale, qui rischio di controfallo, poi Criscuolo tenta di servire
Troiano che viene anticipato, la palla finisce in fallo laterale, sarà nuovamente Nettis a rimettere la palla in gioco con le mani per Criscuolo. Avanza Mangiapia per servire Mogavero che è costretto a ritornare palla dietro a Mangiapia. Ancora per Antico, molto lento in questo momento l'Abbati Pagliese nel giropalla. Però il dettami di mister Santosuoso è di giocare con molta tranquillità e molta calma. Dideo di testa l'appoggia per Mogavero che può servire Saurino che viene incontro. Invece Mogavero decide di giocarla lunga, palla tra le mani di De Luca. Attenzione, errore che c'è qua! L'arbitro incredibilmente non assegna questo calcio di punizione dal limite dell'area. Non riusciamo a capire se dentro o fuori dall'area di rigore. Non siamo riusciti a capire il fallo subito da Diletta. Qui c'è stata un'ingenuità della difesa del Solofra. Poi Diletta commette fallo su Spina e viene richiamato dal signor Gauzolino di Torino. Qui è una topica dell'arbitro di Torino perché il fallo subito da Diletta non abbiamo visto se dentro o fuori l'area di rigore, però un errore dell'arbitro non ha segnato il fallo su Adiletta. Qui bravissimo Di Zenzo a superare Mogavero Di Zenzo subisce fallo da Mogavero che ingenuamente si è fatto saltare. Catalano per Liguori, avanza il numero 8 del Solofra, Avallone in avanti per Spina, attacca Mangiapia, poi viene, si ferma, palla ancora per Liguori. Il Solofra fa girare palla per stanare la Battipagliese. Qui Battista arriva sul fondo, appoggia la palla dietro a Bruno, il cross del numero 2, interviene Guido Dideo di Petto, il tentativo di servire Borrelli, palla forse troppo lunga, qui bravissimo Borrelli, però fa fallo sul numero 4 Arzeoli. Guori prende palla, Di Zenzo aspetta Mogavero, la palla servita dietro per Avallone, ancora per Arzeo. Il lancio in avanti per De Zenzo che riesce a stoppare palla, si salta nuovamente Mogavero, il numero 11 del Solofra, il cross in mezzo non ci arriva fortunatamente Izzo. Troiano subisce fallo nel centrocampo della Battipagliese. Calcio di punizione per gli 11 di mister Santosuoso. Dideo con calma per Criscuolo, serve Mangiapia, Mangiapia ritorna da Diletta, Dideo, c'è poco movimento in avanti, ancora Mangiapia, serve Saurino, Mogavero può andare da dietro, Saurino serve Blasio, potrebbe servire sulla corsa Mogavero, invece Blasio decide di ritornare da Gianluca Saurino, il tentativo di servire Borrelli che forse era finito anche in fuorigioco, ma interviene Liguori e può avanzare il numero 8 del Solofra che serve Izzo e palla nuovamente in fallo laterale. 22 minuti di gioco in questo primo tempo, 0-0 tra Battipagliese e Solofra. Saurino per Mangiapia, Criscuolo, Adiletta, serve in avanti Troiano che si fa anticipare da Arzeo, ma la palla viene presa da Nettis che può servire Borrelli, invece tira addosso al numero 8 del Solofra. Mangiapia sovrasta Spina, Dideo in avanti, si deve fermare Borrelli perché era finito in fuorigioco. Arzeo recupera nuovamente palla e può servire Liguori o Bruno, invece Arzeo avanza, palla al piede, serve Liguori in mezzo, Spina in mezzo al campo, poi ancora Arzeo attacca
tanto spazio il numero 4 che poi sbaglia, bravissimo qui Blasio, potrebbe servire Borrelli, invece Blasio subisce fallo da parte di Avallone, qui Blasio poteva servire prima Borrelli. E invece il numero 8 della Battipagliese subisce il fallo. Di Avallone sarà Di Deo a battere questo calcio di punizione. Serve Criscuolo, ancora per Di Deo. Nuovamente il capitano della Battipagliese, serve a Diletta. Nettis indietro nuovamente. Per Criscuolo si riparte da Mangiapia. Che serve Mogavero, si fa vedere Blasio, il tentativo di Mogavero di dare la palla in avanti, regala la palla agli avversari. Catalano serve Arzeo, nuovamente per il numero 5 in maglia giallo-blu. Attenzione, questo passaggio rischioso per Bruno. Troiano stava per intervenire sulla palla, serve indietro De Luca, poi ancora il rischio del Solofra. E sul pressing della Battipagliese sarà rimessa per Nettis, che serve Mangiapia. Mogavero, sbaglia il numero 3 della Battipagliese, si arrabbia mister Santosuosso con Mogavero, poca attenzione del numero 3 della Battipagliese. Di Deo recupera palla e serve Nettis per Adiletta in mezzo al campo, ancora per Di Deo che può aprire per Saurino che riceve palla e può attaccare lo spazio, il cross di Saurino per Borrelli, troppo lungo però la palla arriva Troiano, il tentativo di crossare in mezzo viene intercettato dalla difesa del Solofra. Qui Borrelli riesce a recuperare nuovamente palla, a servire nuovamente Antonio Troiano, sarà rimessa laterale per la Battipagliese. Nettis rimette per Di Deo, ancora per Adiletta che scherza con il numero 2 avversario, poi Adiletta serve sulla corsa Nettis, potrebbe costare Nettis e ancora calcio d'angolo per la Battipagliese, terzo calcio d'angolo per gli uomini di mister Santosuosso contro il 0 del Solofra, sarà nuovamente Antonio Troiano a battere questo calcio d'angolo. Il cross in mezzo sulla palla colpita di testa da forse Di Deo, la palla viene poi deviata in calcio d'angolo da un difensore del Solofra, dovrebbe essere stato Spina a deviare nuovamente la palla in calcio d'angolo, ancora Troiano dalla bandierina, ancora ad uscire stavolta il colpo di testa e la grande parata di De Luca su Mangiapia, che si è trovato a colpire, prima ha colpito la palla di testa svirgolandola, la palla è rimasta allo stesso numero 6 della Battipagliese che ancora di testa ha tentato la deviazione in porta, qui De Luca è riuscito a parare, c'è un giocatore del Solofra a terra che ha subito poi fallo da Mangiapia, un fallo di frustrazione del numero 6 della Battipagliese e qui la Battipagliese è stata veramente sfortunata. Il colpo di testa di Mangiapia viene deviato e salvato alla porta del Solofra da De Luca. Siamo arrivati al 27esimo minuto del primo tempo. Bravissimo qui De Luca a frapporre il corpo tra sé e la porta per riuscire a deviare il colpo di testa ancora di Mangiapia. Siamo arrivati al 27esimo minuto, non si sblocca il risultato qui allo stadio Passera di Battipaglia tra la Battipagliese ed il Solofra. Il rinvio di De Luca, finisce la palla direttamente in fallo laterale, sarà Mogavero a rimettere la palla in gioco con le mani. Serve all'indietro per Mangiapia, che può aprire il gioco, si fa vedere Adiletta e riceve palla, serve poi Nettis che si ferma e la rigioca dietro per lo stesso numero 7 della Battipagliese, Criscuolo,
esce Blasio e riceve palla nuovamente a servire Capitan Criscuolo per Mangiapia. Nuovamente Criscuolo per Blasio, ancora Mangiapia, serve Saurino che non riesce a fermare l'ennesimo pallone di Mangiapia. Sarà un momento di messa laterale per il Solofra di Zenzo, serve Catalano per Liguori, nuovamente Catalano, De Zenzo, Catalano e il Solofra qui riesce facilmente a palleggiare. Ancora Liguoro, serve in avanti Spina, Mogavero si fa trovare impreparato, qui Mangiapia bravo ad intervenire, il tentativo di servire, poi Borrelli che viene anticipato, la palla finisce poi sui piedi di Bruno che sbaglia il rinvio perché Troiano riesce ad intervenire, poi esce ancora il Solofra, qui c'è un fallo di Nettis su Izzo ed è calcio di punizione per il Solofra. E il numero 3 del Solofra rimane a terra, servono le cure del medico e del massaggiatore del Solofra, ma il signor Gauzzolino di Torino non decide di chiamare, li chiama adesso, quindi c'è l'ingresso del massaggiatore del Solofra. Ancora a terra il giocatore del Solofra, qui il signor Gauzzolino di Torino potrebbe anche farlo accompagnare fuori dal campo di gioco, così la partita potrebbe continuare. Esce in questo istante Izzo, sarà calcio di punizione per il Solofra, momentaneamente è in 10 uomini. Bruno batte questo calcio di punizione, palla in avanti, colpisce la palla di testa di Deo che poi la rinvia lunga in avanti, la palla finisce in fallo laterale, sarà nuovamente rimessa laterale per il Solofra. È rientrato intanto Izzo, l'arbitro ferma il gioco, fa rimettere la palla in campo dal Solofra, servito in avanti il numero 9 Battista, sarà nuovamente rimessa laterale per il Solofra perché Nettis è riuscito ad intervenire sulla palla. La palla viene recuperata poi da Dideo che può servire il numero 7 Adiletta, lo scambio, la palla viene presa da Troiano che serve Blasio, potrebbe servire largo Saurino, invece Blasio si accentra nuovamente, serve ancora Guido Dideo, il lancio a servire Saurino in area di rigore, il numero 10 della Battipagliese tenta di saltare il diretto avversario, cadono entrambi a terra, poi il cross di Saurino, non arrivano né Adiletta e né Troiano sulla palla, anzi era Saurino, il cross era di Troiano, il mister Santososso ha cambiato le fasce, Saurino è andato a destra, Troiano qui a sinistra e quindi il cross di Troiano ha visto in ritardo sia Saurino che Adiletta, quindi ancora un'occasione per la Battipagliese, Criscuolo di testa, la palla poi viene recuperata da Izzo che avanza palla al piede, il tentativo di rinvio di Nettis definitivamente poi caccia via la palla Criscuolo, ancora Liguoro e Bruno, la palla viene presa
poi da Spina, attaccato da due giocatori della Battipagliese, il fallo poi è di Criscuolo e calcio di punizione per il Solofra. 33 minuti di gioco, 0-0 tra Battipagliese e Solofra. Sulla palla il numero 8 Liguori, che batte questo calcio di punizione. La Battipagliese si schiera tutta al limite dell'area, il cross in mezzo, la palla viene respinta da Dideo, poi Saurino l'appoggia dietro, Diletta l'appoggia dietro per Saurino che sbaglia il passaggio di ritorno. Izzo salta al numero 10 della Battipagliese, il cross in mezzo e palla che finisce direttamente sul fondo. Antico rimetterà la palla in gioco, sarà sicuramente rimessa lunga. Il rinvio lungo di Antico a cercare Borrelli che viene sovrastato da Catalano. Qui bravissimo Mangiavia a toccare la palla, poi il lancio in avanti per Battista, è bravissimo qui Guido Dideo a subire fallo dal numero 9 del Solofra. Dideo poi si arrabbia con se stesso. Calcio di punizione per la Battipagliese, sarà Mangiapia che la tocca nuovamente per Dideo e l'arbitro un po' fiscale dice che la palla deve essere messa in area di rigore perché il fallo Dideo l'ha subito in area di rigore. Adiletta ancora per Criscuolo, Mangiapia, Blasio. Criscuolo avanza, palla al piede, attaccato da Spina, il lancio in avanti per Borrelli che si trova in fuorigioco, quindi sarà nuovamente calcio di punizione per il Solofra con Arzeo che batterà questo calcio di punizione. Lancio in avanti a cercare Izzo, la palla poi finisce in fallo laterale, sarà rimessa in gioco della Battipagliese, sarà Nettis, serve con le mani Guido Dideo, si gira il numero 4 della Battipagliese, Mangiapia lancia in avanti per Troiano che non riesce a toccarla di testa, ma ennesimo fuori gioco di rientro della Battipagliese. Catalano, il lancio in avanti a cercare Spina, ma Criscuolo di testa la tocca laterale per Mangiapia. Il lancio in avanti a cercare Borrelli, troppo corto, Liguoro la prende, Avallone, lancio in avanti, esce Gabriele Antico, fa sua la palla con le mani e la può rimettere in gioco. Antico rinvia la palla in avanti, la palla viene presa dal centrocampista del Solofra, Criscuolo poi serve inavvertitamente di testa, rinvia in avanti, sarà rimessa laterale per la Battipagliese. Il Solofra accompagna la palla in fallo laterale, ancora Nettis indietro per Capitan Criscuolo. Mangiapia, Blasio si gira, può servire Saurino che riesce a mettere la palla in mezzo, in corsa Saurino, la palla finisce fuori, sarà rimessa da fondo campo per il Solofra. 7-8 minuti più recupero al termine del primo tempo, 0-0 tra Battipagliese e Solofra qui allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia. Non una partita facile fin qui per la Battipagliese. Criscuolo riesce ad intervenire su il numero 9 del Solofra che è Battista, il lancio in avanti poi di Criscuolo sbagliato, recupera la palla nuovamente il Solofra con Ruopolo che serve Avallone, avanza di Zenzo, viene servito
da Avallone, il cross in mezzo per Battista, Criscuolo per Nettis che deve calciare lungo, non interviene sulla palla Borrelli, invece interviene Saurino che fa una gran giocata qui, però si allunga troppo la palla per rientrare sul destro, adesso le squadre si sono un pochino allungate, Blasio riesce a recuperare un'ennesima palla a servire Dideo che deve uscire in dribbling attaccato da due giocatori del Solofra, poi Blasio sbaglia il tocco, qui poteva esserci il fallo su Blasio ma l'arbitro decide di far correre, avanza Izzo, palla al piede, grandissimo l'intervento qui di Adiletta, serve palla a Mogavero che può servire Blasio, potrebbe avanzare Mogavero, invece Blasio si ferma e continua lui la corsa, serve Luca Borrelli che subisce qui fallo da Catalano, Borrelli bersagliato dai falli, ogni giocata è un calcio per Luca Borrelli, calcio di punizione per la Battipagliese, sulla palla ancora Antonio Troiano. Vediamo che schema usa Troiano, che cosa chiamerà Antonio Troiano. Sicuramente sarà un cross in al centro. In allenamento la palla andava sul secondo palo. Vediamo adesso cosa farà il numero 11 della Battipagliese che batte il colpo di testa, tentato il tiro e la palla ancora viene messa in gioco, il tiro di Mangiapia scavalca De Luca ma la palla non esce, non riesce ad inquadrare la porta, dall'altro lato Criscuolo la rimette in mezzo dove nessuno può intervenire, questa e siamo arrivati al 40° del primo tempo, calcio di punizione per la Battipagliese di Troiano, la palla arriva a Mangiapia che tira di controbalzo, la palla tocca terra, scavalca De Luca ma non entra dentro la porta, sulla corsa Criscuolo la rimette in mezzo e palla che finisce nuovamente a Mangiapia che commette fallo sul numero 2 del Solofra. Ancora Solofra in avanti, si gira Izzo, serve poi Spina attaccato da Criscuolo che riesce a fermarlo, pericolo per la Battipagliese, arriva Adiletta che mette la palla direttamente in fallo laterale. Ancora Bruno con le mani, serve Izzo, attaccato da due giocatori della Battipagliese, riesce a mettere la palla in mezzo, ancora Criscuolo al rinvio ma sempre Liguori il tiro da fuori area, la palla finisce alta, 41° minuto. Un tiro che non impensierisce il portiere Gabriele Antico, la palla salvola la trasversale. Sarà nuovamente rimessa in gioco per la Battipagliese, Antico ancora al rinvio lungo, salta di testa Borrelli, ancora su Catalano, poi Borrelli nel cadere a terra finisce addosso a Catalano e viene ammonito Borrelli. Primo ammonito della partita, Luca Borrelli. Al 41° minuto del primo tempo. E si può riprendere dopo l'ingresso del massaggiatore del Solofra sul fallo subito da Liguori della Solofra, servito Catalano che può lanciare in avanti, Spina tocca la palla per, anzi da Ruopolo che tocca la palla di testa per Battista,
e la palla finisce poi nelle mani di Gabriele Antico. Nettis ancora dietro per Antico, che può rinviare lungo. Borrelli ancora una volta anticipato. Ruopolo per Izzo, la palla viene toccata da Nettis, il rinvio lungo in fallo laterale, poi è di Saurino. Avanza ancora il Solofra, il lancio in avanti, esce Antico, fa sua la palla impresa e potrebbe giocarla immediatamente verso Nettis, invece Antico decide ancora una volta di rinviarla lunga. Cercare ancora Borrelli, che ancora una volta viene sovrastato da Catalano. Palla poi dietro per Arzeo. Il lancio in avanti a servire Battista. Lotta con Criscuolo. Battista serve Spina, che si gira. Lo rincorre Dideo. Ancora Spina, il cross in mezzo ribattuto da Dideo. Poi arriva Blasio e sarà rimessa laterale per il Solofra in fase offensiva. E sarà il numero 11 di Zenzo a rimettere la palla in gioco con le mani. Il cross di Zenzo, Criscuolo riesce a rinviare, poi Bruno serve per Ruopolo, che salta a Diletta, serve poi Izzo ancora per Liguoro, il lancio in avanti, Mangiapia giganteggia in area di rigore della Battipagliese. Però la palla finisce ancora sui piedi del giocatore del Solofra. Ennesimo cross, il colpo di testa di Spina al 44esimo minuto. Il cross di Izzo, Spina di testa non riesce ad indirizzare la palla verso Antico e quindi la palla finisce poi sul fondo. Solo recupero in questo momento. Siamo arrivati al 45esimo qui allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia, 0-0 tra Battipagliese e Solofra. Troiano può servire Saurino, Nettis si sovrappone, il cross di Saurino troppo lungo per Borrelli, sarà semplice rimessa dal fondo per il Solofra. Rinvio di De Luca, Mangiapia ancora di testa, la tocca Troiano, il passaggio indietro di Bruno ancora per De Luca, che viene attaccato da Adiletta. Ruopolo in scioltezza su Saurino, ancora Liguori nuovamente attaccato da Marco Adiletta. Arzeo serve Catalano, lo attacca in pressing Borrelli, Catalano lo supera con tranquillità, Criscuolo la tocca in avanti e c'è ancora rimessa laterale per il Solofra, un Solofra che è venuto qui a Battipaglia a difendersi, sta portando al termine questo risultato parziale di 0-0. Antico non è stato mai impensierito, mentre per la Battipagliese una sola parata di De Luca sul colpo di testa ravvicinato di Mangiapia. Nettis qui si fa scavalcare dalla palla, poi commette un'ingenuità portandosi la palla in fallo laterale. Izzo mette la palla dietro per Ruopolo. Finisce qui il primo tempo dopo 2 minuti 0-0 tra Battipagliese e Solofra. Un primo tempo che ha dimostrato il possesso, l'enorme possesso palla della Battipagliese, un giro palla molto lento però degli uomini di mister Santosuosso, che sono arrivati alla conclusione pericolosa solo una volta con Mangiapia su un calcio d'angolo, due colpi di testa dello stesso numero 6 della Battipagliese con la parata di De Luca. Diamo la linea della regia, ci sentiamo tra circa 15 minuti.
Ritorniamo allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia, dove tra pochi minuti inizierà il secondo tempo di Battipagliese Solofra. Il risultato parziale è ancora sullo 0-0, c'è un cambio nelle file della Battipagliese, vediamo chi uscirà. Nella Battipagliese dovrebbe uscire il numero 10 Saurino ed entrare con il numero 18 Antonio Cibele. Per quanto riguarda il Solofra non ci sono cambi in vista. Esce con il numero 10 Gianluca Saurino, entra con il numero 18 Antonio Cibele. Quindi la previsione che avevamo avuto anche nel corso del primo tempo. Vediamo se la Battipagliese continuerà a giocare 4-3-3 o tornerà al 4-4-2. E si riparte con Dideo che gioca la palla verso Adiletta, avanza Nettis, il tentativo di servire Mangiapiera, per poco la palla non veniva recuperata da Spina. Blasio per Mogavero, il lancio in avanti a servire Troiano, la palla viene intercettata poi da Catalano, ma Troiano fa fallo sul numero 5 del Solofra ed è calcio di punizione per gli uomini di mister Messina. Dovrebbe essere ancora 4-3-3 per la Battipagliese. Il lancio in avanti di De Luca, Mogavero colpisce la palla di testa mettendola in fallo laterale, sarà rimessa per il Solofra. Di Zenzo con le mani, la palla viene intercettata prima da Blasio e poi allontanata da Mogavero. Cibele anticipato di testa, la palla poi viene, finisce sui piedi di Dideo che la tocca in avanti per Cibele, palla in fallo laterale, rimessa per la Battipagliese. Ancora Troiano, palla indietro per Mangiapia, Criscuolo avanza, palla al piede, serve poi Francesco Nettis che rigioca nuovamente la palla dietro per Capitan Criscuolo, giro palla della Battipagliese, la palla arriva sui piedi di Pippo Blasio, ancora per Criscuolo. Nettis per Borrelli, poi Troiano, si gira il numero 11 della Battipagliese, serve Mogavero che sbaglia lo stop, la palla poi arriva a Blasio che punta l'avversario e subisce fallo. Sembra più un 4-3-1-2 in questo secondo tempo con Troiano dietro le due punte che sono adesso Borrelli e Antonio Cibele. Subentrato a Saurino al primo minuto nel secondo tempo. Calcio di punizione per la Battipagliese del vertice d'attacco della sinistra della Battipagliese, sulla palla sempre Antonio Troiano, in mezzo Criscuolo, Nettis, batte Troiano, troppo lento, il colpo di testa ancora di Mangiapia, centrale per De Luca, terzo minuto del secondo tempo, calcio di punizione di Troiano, ancora Mangiapia di testa, indirizza la palla verso la porta del Solofra, però troppo centrale, para facilmente De Luca. Izzo la gioca indietro per Liguori, si fa portare via la palla il numero 8 da Troiano e sarà ancora rimessa per la Battipagliese. Nettis con le mani aspetta il movimento in avanti degli attaccanti, arriva Borrelli ma la palla è troppo lunga, Borrelli chiede fallo da parte di Bruno, Criscuolo la tocca per Blasio che si gira, supera ma perde palla
il signor Gauzolino di Torino non fischia e poi invece fischia il fallo. Dovrebbe essere stato ammonito a diletta. Quarto minuto di gioco, secondo ammonito da parte della Battipagliese. Diletta finisce anche a terra, si è fatto male il numero 7 della Battipagliese. Un arbitro che perde anche molto tempo nel far entrare i massaggiatori delle due squadre. Si alza Marco Adiletta da terra, però claudicante il centrocampista della Battipagliese, che nel far fallo deve aver subito anche un colpo alla caviglia. Antico chiama la barriera, quattro uomini in barriera. Per il si aggiunge anche il quinto che si allontana. Calcio di punizione per il Solofra, sarà Rapolo a battere questo calcio di punizione. Il tiro in porta, la palla viene deviata in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per il Solofra. La palla viene deviata dalla barriera della Battipagliese. Sarà ancora Rapolo a battere questo calcio di punizione. Serve Izzo che torna indietro con la palla, serve Liguoro. La palla viene messa in mezzo da parte di Liguori, arriva Mangiapia e sarà rimessa da fondo campo per la Battipagliese. Sarà Antico a rimettere la palla in gioco. Il rinvio lungo a cercare stavolta Antonio Cibele, che viene anticipato da Catalano. Mogavero la tocca di testa, ancora Mogavero, il rinvio in avanti di Mangiapia, c'è il fallo di Borrelli su Catalano e sarà ancora calcio di punizione per il Solofra. Arriva sulla palla, la palla viene recuperata da Blasio, che stavolta viene spinto e viene ammonito il numero 8 del Solofra, Liguori, al sesto minuto. Primo ammonito per il Solofra, il capitano Liguori, che nel tentativo di inseguire Blasio con una spinta lo butta a terra, e calcio di punizione sulla palla, c'è Guido Di Deo. Serve Mogavero, che potrebbe attaccare il proprio attaccante, e poi si gira il tiro e la parata ancora di Liguoro. Settimo minuto di gioco, il tentativo era di Troiano, non di Mogavero. Quindi Di Deo su calcio di punizione, serve Troiano che si accentra, lascia partire un tiro e ancora una facile parata per il portiere De Luca. Rimessa a Solofra, il cross in mezzo, Criscuolo stecca la palla, attenzione perché Antico riesce ad intervenire sulla palla, su una deviazione di Criscuolo, che è riuscito a mettere in condizione Antico di intervenire sulla palla. Rapolo stava per intervenire, pericolo per la Battipagliese. Borrelli la tocca di testa per Cibele, viene anticipato, la palla viene allontanata via da Catalano. Mogavero si porta via la palla, uno stop sbagliato del numero 3 della Battipagliese. E quindi sarà rimessa per il Solofra. Sempre Di Zenzo che rimetterà la palla in gioco per il Solofra. Serve Spina, fermato stavolta da Mogavero il tentativo di servire Cibele, la palla non esce fuori.
in avanti, servito ancora Spina, arriva prima sulla palla a Mangiapia che la perde, ingenuità del numero 6 della Battipagliese, il cross in mezzo, bravissimo qui Criscuolo ad intervenire sulla palla, poi il tiro da lontano ancora di Liguori, palla alta sulla traversa, un po' di disattenzioni difensive da parte della Battipagliese, prima Criscuolo, poi Mangiapia e il Solofra si è reso per due volte pericoloso, movimenti ancora sulla panchina della Battipagliese, Blasio, Dideo, Troiano nuovamente verso il centro, il numero 11 della Battipagliese, potrebbe servire gran palla su Mogavero che finisce in fuorigioco. Mogavero finisce in fuorigioco, il difetto un difetto di Antonio Troiano è quello di portare un po' troppo palla e di servire in ritardo i suoi compagni di squadra. Questo forse è l'unico difetto di questo ragazzo. Sarà De Luca a battere questo calcio di punizione. Ancora molto fiscale il signor Gauzolino di Torino. Tutta la Battipagliese all'infuori di Gravagnone si sta riscaldando, tutta la panchina della Battipagliese si sta riscaldando all'infuori di Gravagnone. Mangiapia rinvia in avanti, la palla viene deviata da Spina, sarà rimessa laterale per la Battipagliese, Mogavero in avanti per Cibele, troppo lungo, ancora Catalano in avanti, Mangiapia di testa la tocca, Mogavero riesce ad intervenire sulla palla, a rinviarla avanti dove Borrelli riesce a stoppare la palla, a servire ancora Antonio Troiano che può avanzare palla al piede, ancora Troiano che poteva servire, ma qui è stato, poteva servire a Diletta. Qui Troiano ha subito fallo dal numero 5 del Solofra, sarà calcio di punizione. Un attimo prima Troiano poteva servire, la palla viene battuta velocemente da Dideo e ancora una volta Borrelli finisce in fuorigioco. Stavamo raccontando la palla recuperata da Troiano che un attimo prima poteva servire a Diletta. Invece ancora una volta ritarda il passaggio, però stavolta subisce fallo il numero 11 della Battipagliese. Diletta recupera palla, serve Cibele per Dideo che stoppa la palla. Nettis non avanza, quindi sarà palla data ancora da Diletta che serve Luca Borrelli. La palla gli viene toccata fuori, a Diletta con le mani, serve Nettis. Dideo sta per perdere palla, ma bravissimo Guido Dideo a recuperare palla, falla in fallo laterale, ancora il tentativo di servire velocemente Borrelli, Dideo non ci sta, vuole vincere questa partita al numero 4 della Battipagliese e invita Nettis ad avanzare un po' non solo il baricentro ma anche venire a battere un po' velocemente questa rimessa laterale. Ancora palla viene messa in fallo laterale, sarà ancora Nettis con le mani. Il tentativo di servire Borrelli, Cibele non si fa trovare dietro le spalle di Borrelli. Siamo arrivati al 12° minuto e 30 secondi di gioco in questo secondo tempo 0-0 tra Battipagliese e Solofra. Nettis ancora con le mani, serve a Diletta che supera il diretto avversario, quinto calcio d'angolo per la Battipagliese. Si è fatto male Marco Adiletta nel tentativo di cross, viene anche toccato il piede dal difensore del Solofra, ancora sulla palla sarà Antonio Troiano, serve immediatamente Adiletta, il cross del numero 7 troppo sotto De Luca che blocca facilmente la palla, De Luca poi serve con le mani lanciando in contropiede Liguori, si ferma, si fa trovare scoperta la Battipagliese, Spina sta per arrivare al limite dell'area, il tiro
Il tiro di esterno sinistro, non so qui cosa abbia voluto fare il numero 10 del Solofra, forse chissà cosa voleva inventarsi, poteva tirare tranquillamente di destro, ha deciso di tirare di esterno sinistro, la palla termina lontanissima dei pali di Antico, però qui la Battipagliese si è fatta trovare scoperta. Intelligentemente De Luca l'ha toccata subito per Liguori, che ha immediatamente servito Spina. In ritardo Nettis, avanza adesso la Battipagliese con Blasio, sovrapposizione di Mogavro, Blasio serve ancora a Troiano, che può servire gran palla stavolta di Troiano per Mogavro, che la stoppa ancora in modo sbagliato. Poi il cross di Mogavero ribattuto, sarà rimessa laterale per il giovane classe 2000 della Battipagliese, rimessa lunga con le mani di Mogavero per Cibele, che riesce ad anticipare Catalano, poi viene messa in mezzo, chiede il calcio di rigore Antonio Troiano, ma forse le braccia di Catalano erano dietro la schiena. Mangiapia serve Antico, che mette la palla sui piedi di Capitan Criscuolo. In questo secondo tempo la Battipagliese sembra aumentare leggermente il ritmo. Dideo ancora per Criscuolo, ma il Solofra si difende ancora bene. Nettis supera in scioltezza due giocatori, serve nuovamente Marco Adiletta, che è costretto poi a giocare palla indietro su Mangiapia. Può aprire per Blasio il numero 6 della Battipagliese, ancora una sovrapposizione di Manuel Mogavero. Troiano, lo scambio tra Blasio ed Adiletta, nuovamente Filippo Blasio, il tentativo di servire Adiletta, gran palla di Adiletta per Troiano, il tiro ribattuto, esce De Luca e blocca ancora un'azione per la Battipagliese al 15° minuto di gioco. Lo scambio 1-2 tra Di Blasio e Adiletta, con quest'ultimo che serve Troiano al limite dell'area, il tiro del numero 11 della Battipagliese viene deviato e la palla si impenna e arriva facilmente nelle mani di De Luca. Ancora Adiletta che spinge avanti la Battipagliese. Dideo si gira sulla palla, può servire e riceve Troiano, potrebbe dare larga a Blasio, ennesima sovrapposizione di Mogavero, ma il cross di Blasio è troppo lungo, con le mani esce De Luca, l'arbitro non fischia il fallo, giustamente. Cibele attacca il diretto avversario, il numero 18 della Battipagliese, a commettere fallo su Izzo. Sarà ancora un ennesimo calcio di punizione per il Solofra. 16 minuti di gioco in questo secondo tempo, ancora 0-0 tra Battipagliese e Solofra. Il rinvio lungo di De Luca finisce direttamente nelle mani di Antico, che si appresta nuovamente. Antico dovrebbe velocizzare un po' l'azione di rimessa in gioco della palla, serve poi Mangiapia. Mangiapia torna da Criscuolo, Adiletta ancora per Criscuolo, Mogavero, Mangiapia. Il tentativo di servire Borrelli, che la spizza per Cibele, che finalmente riesce a toccare la palla. Servito Marco Adiletta, che entra in area di rigore, si ferma, cade a terra, non c'è calcio di rigore. Ancora Adiletta perde palla, attaccato da due giocatori del Solofra. E Izzo, la palla finisce in fallo, in calcio d'angolo. Sesto calcio d'angolo per la Battipagliese, che almeno adesso ci sta mettendo la cattiveria per provare a vincere questa gara. Troiano dalla bandierina, ennesimo calcio d'angolo, ennesima volta di Troiano, ancora troppo sotto, esce De Luca e ancora una volta fa sua la presa della palla. Troppo lento il calcio d'angolo di Antonio Troiano, De Luca andrà al rinvio lungo.
La tocca a Battista, finisce fuori sui piedi di Mangiapia, ancora per Cibele. Nettis, Criscuolo, Mangiapia, Dideo, largo Mogavero, riceve invece Mangiapia che serve adesso. Mogavero può servire centralmente Troiano, Mogavero invece il tentativo di buttare palla in avanti non trova nessuno della Battipagliese, trova semplicemente Liguori che serve poi Izzo, gran giocata di Izzo e qui Nettis verrà ammonito, 19esimo minuto, terzo ammonito della Battipagliese dopo Borrelli. Intanto la Battipagliese fa uscire Marco Adiletta in attesa del cambio e farà entrare Gassama. Una Battipagliese a questo punto a trazione anteriore. A terra sia Nettis che Izzo, i due giocatori che sono venuti allo scontro. Con Nettis che si è fatto anche ammonire, stavamo dicendo terzo ammonito nelle file della Battipagliese, quindi Nettis, Adiletta e Borrelli. Per quanto riguarda il solo fra un solo ammonito, il capitano Liguori ancora a terra, i due giocatori della uno della Battipagliese e uno del Solofra. Ci sarà poi alla ripresa calcio di punizione per il Solofra. Si riprenderà quindi con questo calcio di punizione, Liguori batte il calcio di punizione verso la porta di Antico e per poco Liguori non sorprende il portiere della Battipagliese, 21esimo minuto, Liguori batte questo calcio di punizione, sulla palla non ci arriva Battista che stava per ingannare Antico, la palla finisce al pochissimo al di fuori del palo sulla sinistra del portiere della Battipagliese. Il rinvio di Antico, Cibele subisce fallo, intanto è entrato Gassama al posto di Adiletta. Nettis, Zoppica è tornato in campo, Nettis ma Zoppica. Pericolo per la Battipagliese. Criscuolo sulla palla batterà questo calcio di punizione. Adesso una Battipagliese ad trazione anteriore con Gassama, Troiano, Cibele e Borrelli. Il lancio in avanti a cercare Borrelli, la spizza. La palla viene messa fuori ancora dal Solofra. Il lancio in avanti e qui Nettis deve uscire. Intanto il contropiede. Attenzione perché Spina si trova in area di rigore, il tiro di Spina e il vantaggio del Solofra. Il vantaggio del Solofra, siamo al 22esimo minuto, il Solofra è in vantaggio. Incredibile, incredibile quello che è successo, quello che sta succedendo qui allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia. Nettis si è fermato per un infortunio, logicamente Spina ha proseguito l'azione andando a tirare nel set alle spalle di un incolpevole Antico. È veramente incredibile quello che sta succedendo qui allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia.
incredibile. Al 22esimo minuto in vantaggio il Solofra allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia. Intanto due cambi, uno nelle file della Battipagliese e uno nelle file del Solofra. Per la Battipagliese entra con il numero 15 Di Lascio ed esce con il numero 2 Nettis, e nel Solofra esce l'autore del gol Spina ed entra con il numero 16 Olimpo. Si riparte con la Battipagliese in svantaggio per 1-0 e c'è stato anche l'allontanamento da parte dell'arbitro di mister Pasquale Santosusso, che è stato espulso e quindi sta lasciando il terreno di gioco per proteste, quindi sicuramente un po' di nervosismo con Nettis a terra. Spina è andato in porta. Cassamà ricevuto da Criscuolo, poi Di Lascio, serve Blasio, il lancio in avanti a servire Borrelli, anticipato ancora una volta il numero 9 della Battipagliese. Cassamà serve per Antonio Cibele, che la palla, Cibele non riesce a stoppare immediatamente la palla, quindi è costretto ad uscire nuovamente fuori dall'area di rigore. Il servizio in avanti di Di Lascio, la palla finisce nelle mani di De Luca. 26 minuti allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia. Il Solofra da 4 minuti è passato in vantaggio. Ha segnato Spina, il numero 10. Attacca ancora il Solofra, il tiro ancora stavolta di Battista, la palla finisce nelle mani di Antico. Blasio per Criscuolo, lancio in avanti, la stoppa facilmente il numero 2 Bruno del Solofra e calcio di punizione per la squadra ospite. Izzo la tocca in mezzo, anticipa Di Deo, anticipa i giocatori del Solofra, in questo caso Avallone. Ancora il Solofra che gioca palla, la palla la riceve nuovamente Avallone, serve Battista, ancora Avallone, il passaggio sbagliato per il tentativo di servire Olimpo, la palla finisce nelle mani di Antico. Mangiapia, il lancio in avanti per Cibele, Borrelli la tocca per Troiano, adesso è 4-4-2 per la Battipagliese, ancora Troiano che si intestardisce nel portar palla. Criscuolo, serve Mangiapia per Cassamà, ancora il Cassamà per Di Lascio, nuovamente per Cassamà, il cross in mezzo, Cibele la spizza ed è ennesimo fuorigioco. Ennesimo fuorigioco. De Luca rinvia la palla per Izzo che sbaglia, Blasio interviene, la palla sarà rimessa in campo per la Battipagliese. Borrelli non riesce a prendere la palla di testa, Borrelli chiede ancora un fallo,
Criscuolo insegue, il pallone sarà rimessa da fondo campo per la Battipagliese. Antico lancia in avanti, Dideo la tocca di testa, Borrelli anticipato, Izzo serve in avanti per il numero 9 Battista, Blasio subisce fallo. Criscuolo in avanti per Di Lascio. Il lancio a cercare Cibele, ma è troppo lungo sia per Cibele che per Borrelli. La palla finisce nelle mani di De Luca. Intanto Troiano è tornato sulla sinistra con Gassama a destra. Si preparano altri due cambi nella Battipagliese. Entreranno Cascone. Intanto è finito a terra Troiano, l'arbitro dice che non è calcio di rigore, contropiede per il Solofra. La palla viene messa fuori. Vediamo chi sono i due cambi, escono con il numero 8 Blasio, entra con il numero 13 De Giorgi ed esce con il numero 3 Mogavero ed entra con il numero 16 Fiumarella. Adesso una Battipagliese che si schiera a tre in difesa. Antico rinvia in avanti, Borrelli ancora anticipato, Dideo il lancio a cercare Paolo Fiumarella che ha il problema di girarsi, poi la palla gli viene toccata e sarà rimessa laterale con le mani per la Battipagliese. Adesso la Battipagliese si schiera con un 3-5-2. Mangiapia rimetterà la palla in gioco con le mani. Cibele troppo lungo per lui, non ci arriva. Dideo, poi la palla viene buttata in avanti verso Gassama da parte di Troiano, poi sarà lo stesso Gassama a far fallo. Quindi ancora calcio di punizione per il Solofra. Siamo arrivati al 32esimo minuto del secondo tempo. Qui allo stadio Luigi Pastena, il Solofra è in vantaggio per 1-0 al 22esimo. Ha segnato Spina. Dideo serve per De Giorgi. Gassama si muove, riceve palla ma viene anticipato, sarà rimessa in gioco per la Battipagliese. De Giorgi serve Criscuolo, nuovamente per De Giorgi, il lancio in avanti per Borrelli che fa la finta, Cibele non ci arriva, è De Zenzi, Di Zenzio a portare via la palla, Cibele sarà rimessa laterale per il Solofra. Fiumarella anticipa Battista che poi commette fallo sul giovane 2000 della Battipagliese. Gassama salta il diretto avversario, serve all'interno ancora Troiano e ancora la parata di De Luca. 33esimo minuto, Gassama serve una palla a Troiano che vince un iniziale rimballo, rimpallo. Poi il tiro e si stende facilmente De Luca e blocca il tiro del numero 11 della Battipagliese. Ancora contropiede del Solofra, attenzione a Battista che arriva dentro l'area di rigore, lo attacca Criscuolo, ma qui è qui d'esperienza il capitano della Battipagliese, fa scorrere la palla sul fondo, sarà ancora Antico a rimettere la palla
per De Giorgi, nuovamente per Antico, può aprire per Mangiapia. Avanza il numero 6 della Battipagliese. Nuovamente Capitan Criscuolo, De Giorgi, largo Gassama, poteva ricevere prima, il movimento di De Giorgi doveva essere, la palla di De Giorgi per Gassama doveva essere immediato, invece poi butta via la palla De Giorgi, la recupera il Solofra con Bruno, il numero 4 Arzeo, rinvio lungo, De Giorgi stoppa la palla, Gassama, ancora De Giorgi, può servire velocemente Criscuolo che può aprire per Mangiapia. La Battipagliese deve aumentare nuovamente il ritmo delle giocate. Fiumarella viene anticipato, anzi è Troiano che viene anticipato dal numero di 16 Olimpo del Solofra. Il cross in mezzo sbagliato, non c'è nessuno, c'è solo Battista in area di rigore della Battipagliese, vita facile di lascio che può servire nuovamente Troiano per Dideo. Nuovamente Troiano che supera il diretto avversario, potrebbe servire Fiumarella, invece continua ancora a giocare la palla da solo Troiano, ennesima palla persa del numero 11 della Battipagliese. Mangiapia interviene su questo lancio lungo, serve Guido Dideo, anzi è Di Lascio che supera il diretto avversario, il palla in avanti per Borrelli, anticipato dal numero 4 Arzeo, Di Zenzio il rinvio, la palla finisce addosso a Troiano, un po' di confusione adesso in campo, Fiumarella stoppa la palla, poi tenta una giocata di tacco e commette poi fallo su Olimpo, sarà calcio di punizione per la Battipagliese. 10 minuti più recupero al termine dell'incontro, il Solofra è in vantaggio 1-0. Mangiapia rinvia in avanti per Borrelli che la tocca di petto, scopre verso Cibele che non riesce a controllare. Izzo attacca De Giorgi, il tentativo di servire Battista, poi Gassama riesce a toccare la palla. Dideo nuovamente per Di Lascio, nuovamente per Gassama. Il ragazzo di colore della Battipagliese serve, poi Mangiapia che è costretto ad allargarsi, potrebbe servire Fiumarella, invece decide di servire una palla lenta per Cibele che viene anticipato. Ancora Di Lascio che lotta a centrocampo con Battista, la palla finisce sui piedi di Izzo che supera il numero 16 in scioltezza. Ennesimo ammonito della Battipagliese, è il quarto giocatore della Battipagliese che viene ammonito e c'è un altro calcio di punizione per il Solofra. Logicamente adesso il Solofra cercherà di perdere tanto tempo, Rapolo commette fallo su De Giorgi, calcio di punizione per la Battipagliese, prende palla Guido Dideo, si allarga Mangiapia, potrebbe ricevere il numero 6, però invece Dideo ritorna sulla destra dove c'è Francesco De Giorgi. Di Lascio, Troiano, serve Fiumarella che viene anticipato, palla troppo lenta di Troiano. Olimpo se ne va sulla bandierina del calcio d'angolo, speriamo che non subisca fallo. Tre giocatori della Battipagliese contro uno del Solofra, gli viene portata via la palla a Olimpo. Criscuolo può servire Gassama, De Giorgi si sovrappone ma Gassama è più veloce del difensore della Battipagliese, poi supera in scioltezza Izzo, arriva al limite dell'area di rigore, pretende troppo da se stesso, rimessa laterale per la Battipagliese. De Giorgi rimetterà la palla in gioco ancora per Gassama, nuovamente per De Giorgi, il cross, la palla viene
bloccata da Izzo il lancio in avanti. Qui Battista si trova a combattere solo con Mangiapia, che è costretto a mettere la palla in fallo laterale. A pallone serve nuovamente Rapolo per Battista, la palla viene toccata da Criscuolo, sarà nuovamente rimessa laterale, ancora Avallone con le mani, rimette per Liguori, lancio in avanti, ancora servire Battisti, qui Battista, qui bravo Criscuolo di testa ad intervenire, di lascio serve Fiumarella che non controlla la palla e la palla finisce in fallo laterale. Crampi per i giocatori del Solofra, cambio in vista, sta per entrare il numero 15 del Solofra, Vuolo. Vediamo chi sarà ad uscire. Esce il numero 3, Izzo. Secondo cambio nelle file del Solofra, mentre la Battipaese già li ha effettuati tutti e 5. Olimpo riceve palla e se subisce un bruttissimo fallo da parte di Mangiapia. Calcio di punizione per il Solofra. Liguori mette in mezzo la palla, troppo sotto Antico che blocca e serve subito Gassama che ritorna indietro pericolosamente, poi butta via una palla. Troiano continua a portare palla, anzi questo è Cascone. Serve poi De Giorgi, Gassama, di lascio, il tentativo di servire Fiumarella è riuscito, Fiumarella tenta di stoppare la palla, invece fa una cosa che non abbiamo riuscito a capire, non siamo riusciti a capire nemmeno noi, però fortunato perché il Solofra gli mette la palla in fallo laterale. Ancora di lascio per Mangiapia, la palla arriva a Cascone. Il fallo di mano da parte di Olimpo sarà calcio di punizione per la Battipagliese. Mancano 3 minuti più recupero al termine di questa quinta giornata del campionato di eccellenza Girone B. Il Solofra è in vantaggio 1-0 qui allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia. Cascone batterà questo calcio di punizione. Batte Cascuolo, la palla arriva verso il pareggio della Battipagliese. La Battipagliese ha pareggiato al 42esimo, deve aver segnato Borrelli. Uno tra Borrelli e Cascuolo, purtroppo hanno la stessa capigliatura, no, invece ha segnato Mangiapia, finalmente Mangiapia dopo tanti tentativi è riuscito a pareggiare, tanti colpi di testa. 42esimo, 1-1 tra Battipagliese e Solofra, ha segnato Mangiapia. E c'è il cambio, esce il numero 7 ed entra il numero 18 nel Solofra, 43esimo minuto, la Battipagliese è pervenuta al pareggio. Cascone.
La Battipagliese è pervenuta al pareggio, ma il Solofra adesso si è ributtato in avanti nel tentativo di recuperare, di addirittura di portarsi nuovamente in vantaggio. De Giorgi rimette la palla di lascio. Criscuola la tocca di testa, la palla viene messa nuovamente sui piedi. Ancora Antonio Troiano che porta avanti la palla, serve nuovamente De Giorgi. Gassama. Il tentativo di servire di lascio troppo lungo, Criscuolo non ci arriva, Fiumarella, perché Olimpo arriva prima di lui, poi Fiumarella tenta di portar via la palla al giocatore del Solofra, Criscuolo anticipa il giovane Battista, lotta a centrocampo la Battipagliese con Gassama che riesce a recuperare palla, forza ragazzi! Ancora c'è un bruttissimo fallo qui ai danni di Gassama, qui non, ci sono tre giocatori a terra, due del Solofra e uno della Battipagliese. E la Battipagliese recupera palla ancora a centrocampo, ma fa fallo di lascio ai danni del giocatore del Solofra. Quindi calcio di punizione per il Solofra, batte velocemente il Solofra, la palla arriva al numero 6 a Vallone che serve Bruno, palla troppo lunga, 46esimo minuto, primo minuto di recupero, la Battipagliese da 4 minuti è pervenuta al pareggio con Mangiapia, De Giorgi lento nel giocar palla, serve nuovamente Mangiapia. Il lancio in avanti per Borrelli che viene nuovamente anticipato, ancora però Gassama riesce a recuperare palla, serve Criscuolo, largo c'è Fiumarella, invece Criscuolo serve, ancora Manciapia che lancia in avanti per Gassama, ci arriva il numero 17 della Battipagliese che salta il numero, il diretto avversario, la palla rimane in area di rigore, viene poi lanciata via De Giorgi con le mani, serve Troiano per Mangiapia, potrebbe servire largo, invece serve centralmente, qui sbaglia tutto Mangiapia e c'è il contropiede del Solofra, attenzione, bravissimo qui De Giorgi a recuperare palla e a subire fallo, Mangiapia nuovamente per Dideo, di lascio, serve Fiumarella, la palla viene ancora, Fiumarella non riesce a controllare la palla e sarà rimessa laterale per il Solofra. 47esimo minuto, due minuti oltre il 45esimo. Fiumarella ancora tocca la palla con di testa rimettendola nuovamente in fallo laterale. Logicamente il Solofra con tutta la calma possibile tenta di tenere palla. Criscuolo interviene su Battista, ancora lo stop, il lancio in avanti di Fiumarella dove non c'è Borrelli perché era giustamente Borrelli aveva accorciato qui Criscuolo, forse il sole in faccia, mette la palla in fallo laterale. Avanza il Solofra ancora con Olimpo che può mettere la palla in mezzo per Battista che viene anticipato da De Giorgi, poi Dideo, serve Troiano, non viene incontro nessuno, Troiano allora apre per De Giorgi che viene atterrato, ennesimo calcio di punizione per la Battipagliese. Mangiapia per De Giorgi che lancia l'ennesima palla in avanti, Cibele viene sovrastato dal numero 4 Arzeo, qui Criscuolo ancora un tentativo di fermare il centravanti classe 2000 del Solofra, la palla finisce in fallo laterale, ci sono tanti palloni in campo quindi si perde, continua a perdere tempo
anche il racchettapalle della Battipagliese. La palla poi viene messa nelle mani di Antico, che deve aumentare il ritmo. Serve De Giorgi, siamo già 4 minuti oltre il 90° minuto. Dideo, la palla deve essere lanciata in avanti. De Giorgi supera in scioltezza al numero 6 a Vallone, poi la palla ancora in fallo laterale. Gassama entra dentro il campo, può servire ancora Troiano, largo per Fiumarelli, invece Troiano, e qui c'è un fallo su Gassama che l'arbitro non vede. Troiano doveva però servire Fiumarella largo. Il lancio di De Luca, Fiumarella non si avvede dell'arrivo della palla. C'è qui, c'è la fine della partita. Battipagliese Solofra 1-1 dopo 5 minuti di recupero. Ancora non riesce a vincere qui allo stadio Luigi Pastena la Battipagliese, che esce tra i fischi dello stadio Luigi Pastena di Battipaglia. Noi diamo la linea alla regia, ricordando che la prossima partita della Battipagliese in casa sarà Battipagliese Sorrento. Domenica la Battipagliese, sabato o domenica la Battipagliese andrà a Palma Campania a giocare contro la Palmese, poi ci sarà Battipagliese Sorrento. Linea alla regia.